ha recentemente ricevuto l'appello Ho fatto un sogno, scritto da persone che come noi stanno cercando di uscire dal pantano dell'attuale situazione. Mi è stato chiesto a titolo personale di firmare il documento, ma ho preferito innanzitutto consultare il coordinamento di per il bene comune ed in ultima istanza rinviarne la condivisione nella prossima Assemblea Nazionale di Roma che si terrà il 20-21 novembre prossimo, dal momento che è l'Assemblea degli aderenti il nostro organo sovrano. Detto questo, però, credo sia opportuno argomentare le prime impressioni dei portavoce regionali che hanno già avuto modo di leggere e valutare il documento. L'appello generale a venire più realtà, più forze, più persone, volenterose ed entusiaste, per andare tutti nella stessa direzione, ovvero la costruzione di un nuovo soggetto politico, estraneo a tutte le logiche vecchie e partitiche, va proprio nella direzione che ha ispirato la nascita di Per il Bene Comune. Anche noi, infatti, nel 2008 abbiamo creduto in un sogno e ci siamo mossi per cercare di realizzarlo, per informare le persone, per cercare di liberarlo da quel condizionamento mediatico che lo porta a scegliere PD, PDL o i loro alleati di turno, spacciandoli come il meno peggio. Abbiamo dato un giudizio netto e ad oggi è immutato rispetto ai partiti, che pur avendo persone valide e pulite nella loro base, ai primi livelli delle loro gerarchie, sono però diventate oligarchie antidemocratiche, intrecciate con il clientelarismo e spessissimo anche con il malaffare e la criminalità. Ci auguriamo che il soggetto che nasce dal sogno possa condividere questa posizione, che è per noi fondamentale rispetto a qualunque progetto che possa dirsi effettivamente capace di perseguire la giustizia e il bene comune. Da oltre 2 anni a questa parte, PVC si è quindi strutturato come lista, come movimento o meglio ancora come rete di cittadini, rifuggiamo il termine partito proprio per il modo in cui tali realtà sono degenerate rispetto allo scopo loro attribuito dalla Costituzione. Siamo senza leader, né abbiamo personalismi, ma soprattutto non abbiamo mai ceduto a compromessi o ad alleanze con partiti correi dell'attuale situazione in cui versa il Paese. Abbiamo cercato di attuare pratiche di democrazia diretta al nostro interno e l'auspicio è che questo sistema sia connaturato anche nel nuovo sogno. Abbiamo rifiutato ogni posizione di comodo e guardato con attenzione anche al di fuori dei confini italiani, scoprendo le stesse dinamiche e gli stessi poteri forti che strangolano e sottomettono popoli e nazioni per il proprio predominio, politico, commerciale ed economico che sia. Abbiamo messo al centro la lotta contro le ingiustizie, tutte le ingiustizie, e la necessità di informare, senza alcun timore ed alcun genere di tabù, al di fuori degli schemi ormai imposti dal sistema, ovvero del pro o contro Berlusconi. A noi questo non serve. Anzi, lo consideriamo un'ottima arma di distrazione di massa. Si tengono divise le persone, si parla d'altro rispetto ai problemi reali e si alimenta una partigianeria che continua, anche nel caso delle esperienze più innovative, a portare acqua al mulino di un cosiddetto centrodestra o centrosinistra. Noi non ci riconosciamo in alcuna collocazione geografica, ormai profondamente superato dalla realtà. Inutile rincorrere fantasmi o ideologie del passato, di una parte piuttosto che dell'altra, dal momento che l'unico risultato è quello di acuire rancori, odi e divisioni. Pensiamo invece sia quanto mai opportuno, appunto, unire quante più persone possibile per offrire una concreta alternativa a questo modello di società che ormai globalmente ha messo al centro il Dio consumo. Vorremmo quindi poter lavorare insieme con tutti coloro che sono disponibili, non ci porta il nome, il simbolo, il marchio, per poter sostituire la prevalenza del prodotto interno lordo con il benessere interno lordo, misurabile nella qualità e nella dignità della vita delle persone. Con questo spirito, a livello generale, stiamo da sempre dimostrando apertura e cercando di collaborare con quanti, realmente al di fuori del sistema partitocratico e malavitoso, hanno voglia di aggregarsi per cambiare il paese. Ci auguriamo che anche i promotori del sogno condividano appieno questo giudizio netto. Ecco perché, ad esempio, parteciperemo il 16 all'incontro torinese insieme a tanti soggetti che condividono questo proposito. Ed ecco perché presenteremo l'appello Io un sogno a tutti gli aderenti di Per il Bene Comune alla prossima Assemblea Nazionale. In bocca al lupo a tutti noi.